Buon pomeriggio a tutti voi e ben ritrovati a questo nuovo spazio con l'informazione di TRCB. Una malattia incurabile lo ha portato via questa mattina all'alba. Il cuore del consigliere comunale di Brindisi, Nicola Siccardi, ha cessato di battere. È stato presente in consiglio comunale fino all'ultimo, 61 anni. Oggi dell'UDC, ieri assessore. Ha lottato fino alla fine, come ha sempre fatto nelle sue battaglie, il servizio di Doriana Rodano. È morto la notte scorsa a causa di un male incurabile il consigliere comunale di Brindisi dell'UDC Nicola Siccardi. La malattia, scoperta soltanto alcuni mesi fa, non gli ha dato scampo. Siccardi si è spento nella sua abitazione a Rione La Rosa, circondato dai familiari e da quanti nella vita gli hanno voluto bene. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa del quartiere. Nicola Siccardi era tornato alla vita politica cittadina soltanto l'anno scorso. Si era ricandidato nelle liste dei centristi dopo che i giudici ne avevano decretato l'assoluta estraneità da accuse che lo avevano allontanato per anni da quella che era divenuta la sua passione. Era entrato in politica ai tempi di Giovanni Antonino, aveva ricoperto l'incarico di assessore. Persona simpatica e sempre pronta a mettersi a disposizione di quanti chiedevano aiuto o suggerimenti. Noi di TRCB lo ricordiamo proponendovi un'intervista realizzata l'anno scorso nel giorno dell'insediamento del Consiglio Comunale della Giunta Consales. Io ringrazio il mio gruppo per la fiducia, però non so se gli impegni, già lo premetto, mi porteranno ad accettare, eccetera, però per il momento è bene che vada così, è giusto che sia così, insomma, va bene così. E voltiamo decisamente pagina, parliamo di un evento che sta calamitando l'attenzione dei media anche nazionali. Si parla appunto di nozze bianconere. Oggi sarà pronunciato a Mesagne il sì di Mirko Vucinic, montenegrino, attaccante della Juventus, nonché campione in carica, e della sua compagna Stefania Scoditti a Mesagne, appunto nella chiesa madre del centro storico, che si appresta ad essere blindata. Vediamo. Centro storico blindato a Mesagne, la città in queste ore si prepara al matrimonio del calciatore bianconero Mirko Vucinic e della sua compagna Stefania Scoditti, originaria proprio del paese brindisino. La cerimonia avrà luogo alle 18 nella chiesa madre. Il fatidico sì dell'attaccante montenegrino e della donna che ha conosciuto a Lecce, dove vive da tempo quando indossava la maglia giallorossa, ha richiamato l'attenzione dei media, ma soprattutto dei tifosi che hanno già messo in campo l'affetto verso il giocatore, con alcuni striscioni per il momento ancora non banditi dal centro storico, dove il sindaco Franco Scoditti, anche lui invitato alle nozze perché lontano parente e amico del padre della sposa, ha predisposto la chiusura del traffico e la riorganizzazione della sosta dei vicoli nelle due piazze più vicine alla chiesa attraverso un'ordinanza. Attesissimi anche gli ospiti alle nozze, di certo ci sarà il mister bianconero Antonio Conte e, secondo alcune indiscrezioni, Storari, il secondo portiere della Juve, Jovetic, l'attaccante montenegrino della Fiorentina. Si parla anche di Francesco Totti per l'amicizia salda con il capitano della Roma, nata ai tempi della sua permanenza nella capitale prima di passare a Torino con la maglia che oggi indossa. Non mancheranno sorprese con l'arrivo di diversi VIP e calciatori, quelli non impegnati in Brasile per la Confederazione Federation Cup. La Digos di Brindisi ha disposto il piano sicurezza. Il rinfresco avrà luogo in serata a Masseria Traetta tra Ostuni e Celje Messapica. Alta dunque l'attenzione sulla città. Paparazzi e telecamere dovranno riuscire a sfuggire ai controlli agli occhi delle numerose forze di polizia impegnate per il matrimonio del secolo nella città dei Messapi. Mesagne intanto si sta tirando a lucido per l'evento, blindata nelle zone più vicine alla chiesa madre, accesso vietato alle auto e sosta consentita solo ai veicoli degli invitati. Saranno almeno 40 gli steward a garantire gli accessi, mentre si occuperanno della sicurezza gli uomini della Polizia di Stato, in particolare la Digos, e il personale dei commissariati di Ostuni e Mesagne. Tutto per garantire, così come comunicato dalla questura di Brindisi, servizi di ordine pubblico e regolare svolgimento dell'evento per evitare che tra gli invitati si infiltrino estranei o malintenzionati e per controllare la viabilità. Massima sicurezza e controlli anche nei pressi della Masseria Traetta, dove si terrà il ricevimento. Impegnati uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e unità dei reparti organici di rinforzo.
E cambiamo argomento. Questa mattina, su disposizione del comando, alcune pattuglie della Polizia Municipale di Brindisi hanno effettuato un controllo dei cantieri stradali attivi e non presenti all'interno dell'abitato del capoluogo per verificare il rispetto sia delle basilari norme del codice della strada a tutela della circolazione stradale e sia per l'adeguata tutela dei beni demaniali non interessati dai lavori che potrebbero diventare depositi irregolari di materiale pertinente ad edilizio e quindi lesivi del complesso decoro urbano. In piazza di Summa gli agenti hanno verificato la presenza di un deposito irregolare non autorizzato di materiale edilizio come mattoni, bidoni, appoggi e pedane, il tutto senza alcuna legittima autorizzazione. Per la ditta sono scattati verbali per una somma complessiva di 800 euro ed obbligo di immediato ripristino dello stato dei luoghi. Sono in corso altri accertamenti ispettivi nei confronti di altri cantieri privati. A Fasano è partito oggi il servizio di raccolta rifiuti porta a porta gestito dalla Tradeco a pieno regime su tutto il territorio comunale. Sono stati eliminati i cassonetti tradizionali. La cerimonia di avvio e di buon auspicio si è svolta sabato scorso in Piazza Ciaia. Vediamo. Via i cassonetti, da oggi a Fasano parte il porta a porta, entra definitivamente a regime il servizio di raccolta rifiuti messo a punto dalla nuova società che si occupa della gestione nel territorio di Fasano, la Tradeco. Simbolicamente il passaggio di consegne è stato ufficializzato sabato scorso in Piazza Ciaia con una cerimonia per presentare i mezzi della società Tradeco, che ha lanciato una sfida nel comune fasanese: trasformare Fasano in una città virtuosa. Alla presentazione del parco mezzi hanno partecipato un rappresentante della Tradeco, Saverio Columella, l'assessore all'ambiente del comune di Fasano, Giuseppe Angelini, e il sindaco Lello Di Bari. Columella ha invitato i cittadini a collaborare per raggiungere i risultati sperati, il 65-70% di raccolta differenziata. Gli strumenti per vincere sicuramente la collaborazione di tutti i cittadini che con noi, insieme alla Tradeco, affronteranno questa sfida. Fiducioso il sindaco Lello Di Bari, che nel corso della presentazione ha invitato sia i cittadini ad impegnarsi che la ditta a fare bene il suo lavoro, promettendo vigilanza. Così come dico benvenuto Tradeco, dico anche attento Columella. Attento, perché noi saremo vigili controllori di tutto quello che ci è stato promesso al momento in cui avete presentato il progetto. Quindi saremo implacabili, controlleremo passo per passo tutto quello che la Tradeco farà, chiederemo conto di quello che non farà, perché noi abbiamo intenzione di instaurare una collaborazione che duri anche di più di quanto è durata la Montico. Però siamo leali, ma pretendiamo lealtà. Benvenuto Columella, benvenuto Tradeco e buon lavoro a tutti quanti. Noi saremo all'avanguardia, dobbiamo vigilare attentamente tutto quello che il cittadino fa, mi dispiace, e purtroppo oggi dobbiamo dare un risultato e con la collaborazione dei cittadini non si può raggiungere. Io invito tutti i cittadini affinché insieme a noi devono collaborare, se c'è qualche problema ci devono chiamare, noi teniamo il numero verde, teniamo gente disponibile per fare imparare un po' la raccolta differenziata, anche quando loro già la fanno da molto tempo, ma noi faremo una raccolta spinta al fine della salvaguardia dell'ambiente. La cerimonia si è conclusa con la benedizione da parte del priore Don Sandro Ramirez. Qualche disagio si inizia a percepire in città. Nelle ultime ore i cassonetti ancora presenti sulle strade erano pieni di rifiuti, una situazione che si spera dovrebbe circoscriversi. Intanto i cittadini possono reperire tutte le informazioni sul sito www.tradecofasano.it. E sanzioni raddoppiate e obbligo di differenziare con una ordinanza il sindaco di Fasano Lello Di Bari blinda definitivamente il servizio di raccolta rifiuti porta a porta. Con l'avvio del porta a porta il sindaco di Fasano Lello Di Bari ha emesso una ordinanza per cristallizzare l'obbligatorietà della raccolta da parte dei cittadini, dato che nelle prossime ore sarà ultimata l'eliminazione di tutti i cassonetti dal territorio fasanese. Oltre alle indicazioni su come effettuare la raccolta differenziata, che sono contenute anche negli opuscoli distribuiti ai cittadini che hanno ritirato il kit, il sindaco chiarisce che sono vietati la mancanza di separazione della merce, il mancato rispetto del calendario
calendario e dell'orario di conferimento, il posizionamento del contenitore correlato all'esterno delle attività su suolo pubblico in forma stabile, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e svuotamento, senza intralciare i percorsi pedonali o la sosta dei veicoli. Divieti che, se non rispettati da cittadini ed attività produttive, verranno sanzionati. La sanzione da oggi è stata raddoppiata e pertanto è pari a 100 euro. I verbali verranno prescritti esclusivamente dalla Polizia Municipale. Senza alcuna tolleranza, i controlli partiranno già nei prossimi giorni. Restano ancora aperti i front office per il ritiro del kit da parte dei cittadini ritardatari a Fasano presso Palazzo di Città dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12, a Torre Canne nella sede della Croce Rossa in via del Faro dal lunedì al sabato dalle 16.30 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 13 e presso la sede della Tradeco SRL in Contrada Sant'Angelo nella zona industriale sud, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. E torniamo a Brindisi, dove l'azienda sanitaria locale, attraverso un comunicato, dice che nell'ottica della continua ricerca volta al miglioramento dell'offerta in favore del cittadino, presso la divisione neonatologica dell'ospedale Perrino, diretta da Giuseppe Latini, è stato istituito il servizio ambulatoriale di ematologia neonatale e pediatrica. Responsabile del nuovo servizio è il dottor Francesco Cucci, che si avvarrà della collaborazione della dottoressa Giovanna Pontrelli. L'attività avrà cadenza settimanale e sarà svolta presso i locali dell'ambulatorio di neonatologia, siti al nono piano del presidio ospedaliero. Questo pomeriggio, presso il chiostro di Palazzo San Francesco ad Ostuni, sarà presentata la 19ª edizione del progetto Mini Vigile, denominata da quest'anno al compianto Vigile Cosimo Anglani, ideatore del progetto. Sarà presentata questo pomeriggio, con inizio alle ore 19, presso il chiostro di Palazzo San Francesco, la 19ª edizione del progetto Mini Vigile, organizzata dall'amministrazione comunale, assessorato alla Polizia Municipale e Viabilità, di concerto con il Comando di Polizia Municipale della Città Bianca e la Scuola Media San Giovanni Bosco di Ostuni. Proseguendo il grande successo ottenuto in passato, gli alunni chiamati ad attuare questo progetto si impegneranno anche quest'estate in un'azione di volontariato a contatto con la gente, portando avanti gli scopi prefissati, come quello di fornire indicazioni ai turisti, illustrare le bellezze naturali e artistiche di Ostuni e forestieri, vigilare sui coetanei per la tutela e il rispetto dell'ambiente e dei beni pubblici e attuare una presenza in turnazione di alcuni punti strategici della città, come il centro storico, la villa comunale e l'area del mercato. Vista la rilevante funzione educativa in materia stradale che il progetto ha avuto e che proseguirà ad avere, avendo interessato ragazzi e ragazze con le loro famiglie, e visto che l'idea avuta dallo scomparso vigile urbano Cosimo Anglani si è diffusa in molti altri comuni al fine di riconoscere un segno tangibile della paternità del progetto, la Giunta ha deliberato di denominare da quest'anno il progetto Mini Vigili al compianto Vigile Anglani. Alla manifestazione di presentazione dei Mini Vigili, alla presenza del sindaco Domenico Tanzarella, dell'assessore alla Polizia Municipale Francesco Prudentino e dei rappresentanti delle forze dell'ordine, introdurrà il dirigente scolastico, il professor Marino Petraluro, e la responsabile del servizio, il vicecomandante della Polizia Municipale, Caterina Semerano, mentre gli alunni del corso musicale eseguiranno dei brani. Dal prossimo 3 luglio e fino al fine agosto, 36 alunni delle seconde e terze classi della Scuola Media San Giovanni Bosco, suddivisi in due turni, affiancati da 8 tutor, saranno vicini ai normali operatori della Polizia Municipale per le vie cittadine. Riconosciuti dall'apposita uniforme, i mini vigili presenzieranno a tutte le manifestazioni in base alle disposizioni impartite dal responsabile del progetto, il vicecomandante della Polizia Municipale. Giovedì 4 luglio alle 18 nella sala di rappresentanza del Palazzo Municipale a Fasano si terrà la cerimonia di consegna della pergamena con la quale si conferisce la cittadinanza onoraria fasanese al professor Pier Giorgio Spaggiari, 73 anni, insigne medico, ricercatore fisico, nonché autore di numerose pubblicazioni scientifiche anche di carattere internazionale. A consegnare ufficialmente il titolo di cittadino onorario sarà il sindaco Lello Di Bari in una cerimonia pubblica che è aperta a tutti i cittadini. Il professor Spaggiari trascorre una parte delle sue vacanze estive in territorio fasanese, dove ha acquistato un'antica abitazione.
Vivi il parco con la testa, ama il parco con il cuore. Questa mattina nel Piazzale Antistante, il camping Pilone nel Parco Regionale delle Dune Costiere, è stata presentata la campagna di mobilità sostenibile dell'estate 2013. Un progetto pilota giunto alla seconda edizione. Vediamo nelle interviste i dettagli sulla presentazione delle bici e degli autobus. Siamo oggi alla seconda edizione di questa iniziativa Vivi il parco con la testa e ama il parco con il cuore. L'anno scorso era in via sperimentale, quest'anno abbiamo cominciato appunto con il 1° luglio ed è un'iniziativa a nostro avviso molto valida che tende, almeno noi ci auguriamo, a scoraggiare il traffico veicolare privato e ad incrementare quello pubblico. E c'è questo interessante abbinamento del mezzo pubblico, il pullman che collega i vari paesi o comunque cittadine alla costa, e poi il servizio delle biciclette. Biciclette a pedalata assistita che saranno disponibili, come spero molti sapranno, presso l'ufficio informazioni in Piazza Libertà oppure presso le strutture ricettive che hanno il marchio del parco. Questo fa parte di un progetto con il parco e con i comuni che sta cercando di educare, di diffondere, di far digerire un sistema di approccio alla nostra magnifica costa diverso dall'invasione antropica di autovetture, moto e quant'altro. Quindi questo modo di avvicinarsi penso che sia ideale, utilizzare i mezzi pubblici e poi le biciclette in sintonia con le iniziative che gli enti locali con il parco stanno anche facendo per allontanare le auto dalla macchia mediterranea, dalle dune, creando parcheggi a monte della Complanare o della via del Procaccia. Quindi penso che sia una strada da perseguire con determinazione, con iniziative finalizzate al coinvolgimento poi di tutti quanti, associazioni, cittadini. In questo modo ritengo che il terzo anno andrà meglio anche del secondo. Questo diminuire l'incidenza del traffico va proprio nel senso di migliorare anche la viabilità, la circolazione, di migliorare l'approccio turistico alle nostre strutture. Quindi credo che il parco, in collaborazione con la masseria, stia facendo veramente un'opera eccellente. Il dare la possibilità ai turisti di poter arrivare da Ostuni, da Celi Messapico, da Cisternino, da Fasano, anche di usufruire delle bici che si troveranno qui in rastrelliera per poter raggiungere i lidi, per poter fare escursioni anche all'interno del parco, beh, credo sia una cosa che effettivamente merita di essere pubblicizzata, merita di essere anche incrementata, perché io credo che se le cose come penso andranno bene, l'anno prossimo sicuramente potrà essere un'iniziativa incrementata ancora che porterà tanta altra gente a girare in bicicletta per il nostro territorio. L'abbiamo accolto con molto piacere, facendo seguito a quello che avevamo già avviato la scorsa estate, anche se l'abbiamo dovuta fare in tutta fretta. Quest'anno, con un po' più di organizzazione, abbiamo previsto altre 4 fermate lungo la Complanare in corrispondenza di 4 lidi sulla Complanare, per cui pensiamo di dare un'offerta diversificata sia per sulla linea Cisternino, Ostuni e poi le sedi qua sul mare, sia quella da Ceglie che esisteva già, quindi ci sono i collegamenti da Cisternino, da Ceglie e poi da Brindisi. Da Brindisi però è previsto solo Pilone e Torre Canne, mentre per i paesi le fermate sono Pilone, Torre Canne più 4 fermate tra i 2 siti finali. Parliamo di sport. La settimana scorsa si è conclusa la prima selezione di giocatori classe 94, 95, 96, cosiddetti under, che faranno parte della squadra dell'Unione Sportiva Città di Fasano per la prossima stagione. Hanno partecipato oltre 60 ragazzi che hanno voluto calcare l'erba del Vito Curlo e cercare di guadagnarsi un posto nella rosa fasanese. Non solo fasanesi, ma soprattutto ragazzi provenienti dai comuni limitrofi, soprattutto della vicina Monopoli. Nei prossimi giorni si terrà un secondo appuntamento al quale parteciperanno coloro che hanno superato il turno a visionare i ragazzi durante alcune partite amichevoli, oltre alla dirigenza societaria, all'allenatore Romano Iacovazzi e ai giocatori Giuseppe Laterza e Giuseppe Lentini.
Con questo da parte mia è tutto, vi lascio con uno sguardo alle notizie nazionali a cura di ADN Cronos, una rubrica salute a cura di ADN Cronos e le previsioni del meteo. Vi auguro buon pomeriggio. Benvenuti a nuovo appuntamento con le top news. L'Istat, la disoccupazione mai così alta, caso NSA, spiata anche l'ambasciata italiana. In Egitto, ultimatum dei manifestanti a Morsi, via domani. Sono oltre 3.140.000 i disoccupati nel nostro paese, fissato così a maggio un nuovo record storico. Migliorano invece i dati sulla disoccupazione giovanile, anche se resta alto il livello di guardia. Il quotidiano britannico Guardian rivela che i servizi americani dell'NSA spiavano anche l'ambasciata italiana a Washington. Il Guardian cita nuovi documenti forniti dalla talpa del Datagate Edward Snowden, che si trova ancora nell'area transit dell'aeroporto di Mosca. 7 morti e più di 600 feriti, il bilancio degli scontri tra i sostenitori e oppositori del presidente egiziano Mohamed Morsi. Lanciato dall'opposizione un ultimatum al presidente egiziano, deve lasciare il potere entro domani. Prima visita ufficiale in Israele per il premier Enrico Letta, iniziata allo Yad Vashem, il museo dedicato alla Shoah a Gerusalemme. Non abbassiamo la guardia in questo momento in cui si riaffacciano germi di antisemitismo nella nostra amata Europa, dice il presidente del Consiglio. Un vasto incendio in Arizona ha provocato la morte di 19 pompieri impegnati in un'operazione di contenimento delle fiamme a 135 km a nord-ovest da Phoenix. Le vittime facevano parte dei Granite Mountain Hot Shot, unità di elite che viene utilizzata per gli incendi più violenti. Tragedia da Cerra, dove un ragazzo di 26 anni è stato ucciso a coltellate nello stadio comunale. Il ragazzo, morto sul colpo, si trovava sugli spalti dello stadio per assistere ad un saggio di danza. Il Brasile vince la Confederation Cup 2013, la terza di fila, battendo 3-0 la Spagna nella finale giocata al Maracanã di Rio. Reti dei verdeoro realizzate da Fred, autore di una doppietta di Neymar. Le furie rosse sbagliano un rigore. Dalle erbe curative alle acque magiche, passando per cataplasmi, coppette ventosa, floriterapia, mode e rituali di ogni tipo. Tra gli italiani spopolano rimedi antichi, cure etniche e terapie tradizionali. Mettendo insieme tutte le discipline alternative, dall'omeopatia alla fitoterapia, alla chiropratica, fino alle pratiche più svariate, nel nostro paese la quota di chi sceglie vie diverse dalla medicina ufficiale supera ormai il 20%, rileva il professore Corbellini. A spingere verso rimedi complementari c'è prima di tutto un sentimento di sfiducia verso una medicina ipertecnologica, che non può dare ogni risposta. A pratiche vissute spesso come invasive o gravate da pesanti effetti collaterali si contrappone la promessa di un approccio dolce che attrae sempre più persone. A questo si aggiunge, analizza l'esperto, la diffusione di correnti controculturali nelle fasce di popolazione più istruite che abbracciano filosofie che si oppongono all'idea scientifica di trattamento. E il colpo finale arriva dalla crisi sempre più profonda del rapporto medico-paziente. Buon inizio di settimana lavorativo a tutti voi, care amiche e amici. Ecco le previsioni per lunedì 1 luglio 2013. Pressione in aumento sulla nostra penisola, dove splenderà il sole sulla maggior parte delle regioni. Entriamo subito nel dettaglio. Al nord i cieli si presentano sereni o poco nuvolosi. Dal pomeriggio aumenta la nuvolosità associata a rovesci e temporali sulle Alpi occidentali verso il resto dei rilievi entro sera. Sulle regioni centrali la giornata si presenterà ampiamente soleggiata su tutte le regioni con un clima molto gradevole. Anche nel nostro meridione tutte le regioni avranno la presenza proprio costante del sole per tutto il giorno e con un clima tipicamente estivo. I venti spirano dai quadranti settentrionali sul medio e basso Adriatico di direzione variabile debolmente sul resto dei mari. Vediamo ora la tendenza delle temperature previste per questa giornata. Minime in deciso aumento su tutte le regioni e con valori che oscillano
oscilleranno tra i 13 e i 19 gradi un po' ovunque, temperature massime che saranno più calde al sud, dove raggiungeranno anche i 31-32 gradi, fino a 27-28 gradi al nord e 25-30 gradi al centro. Bene, la previsione per questa giornata termina qui. È ora di partire per le vacanze e sapere dove le autostrade sono intasate o meno dal traffico. Il meteo.it vi offre questo servizio. Cliccate sul link in viaggio e poi la voce traffico e viabilità e mettetevi in viaggio sicuri. Il meteo.it è il sito più utile agli italiani.